Io intanto ringrazio per l'invito, sono poi mi invita Carlo che è un amico, come poi cercherò di spiegare dopo, sono ancora più contento, lo ringrazio. E poi vi presento le persone che sono qui accanto a me, che discuteranno tra loro e con voi del libro e soprattutto dei temi che il libro solleva. Alla mia sinistra c'è l'avvocato Filomena Gallo, il segretario dell'Associazione Luca Coscioni, alla mia destra Daniele Garrone, che è docente nella facoltà valdese di teologia e anche un po' il padrone di casa, diciamo così, almeno se non altro per ragioni proprio di luogo in cui siamo. E alla sinistra dell'avvocato Gallo c'è il senatore Ignazio Marino, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, oltre ad essere un parlamentare, un medico, un intellettuale che a questi temi ha dedicato e dedica grande attenzione. Più tardi ci raggiungerà Emma Bonino, era impegnata al Senato per una cerimonia che vedeva la presenza del Presidente della Repubblica, quindi aveva degli obblighi appunto di padrone di casa anche lei in qualche modo, però ci raggiungerà. La sala è piena di appassionati, di amici, di altri parlamentari o ex parlamentari. Vorrei salutare per tutti Sergio Stanzani, che è il presidente onorario dei radicali, che vedo qui con noi, una vita di battaglie su temi radicali, di diritti, e quindi strettamente legato a questo libro, ai suoi temi, alla biografia di chi l'ha scritto. Io non vorrei dire molto sul libro, perché penso che sia opportuno che poi ne parlino le persone che sono state invitate. Vorrei dire qualcosa di breve sull'autore e sulle motivazioni che poi lo hanno spinto a scrivere. In qualche modo lui stesso, nelle prime pagine del giornale, parla di se stesso, anche se lo fa con il garbo che gli è consueto. Poi vi dirò perché secondo me lo fa. Quindi ricorda l'approccio ad avvicinarsi ai radicali. Lui socialista, ovviamente socialista, direi così, perché figlio di socialisti, di famiglia impegnata nel socialismo riformista da sempre. L'anno scorso, parlando qua, mi pare, proprio di Brigata Maiella, in qualche modo ricordavo anche papà di prefetto Troilo e la sua attività sia di uomo della Resistenza e poi di prefetto nella Milano liberata. Quindi socialista, diciamo così, non solo per tradizione, ma ovviamente per convinzione, per passione, per partecipazione quotidiana e di impegno fin dall'università, e poi l'approccio con Marco Pannella e con i radicali fin dal tempo dell'università e l'impegno sui diritti civili che poi lo ha accompagnato sempre. Perché è importante che lui abbia ricordato questi avvenimenti? Non solo per le sue radici, che quando si legge un libro aiutano anche, no, a leggere e a capire l'autore che ha scritto, ma perché c'è nell'attività di Carlo, nella vita di Carlo e in questo libro un filo strettissimo tra quella che è la vita personale e privata dell'autore e quello che è il tema pubblico e generale che il libro solleva. Perché questi temi, che poi sono i temi della libertà di morire, come dice il titolo stesso, liberi di morire, quindi il tema del testamento biologico, dell'eutanasia, il diritto a una fine vita in qualche modo regolamentata, libera, civile e di scelta in piena autonomia, riguarda sempre questioni privatissime. Cosa c'è di più privato, diciamo così, della vita e della morte? Ma allo stesso tempo, proprio perché costituiscono una questione fondamentale della vita pubblica, della vita privata, diventa automaticamente un tema che dovrebbe riguardare la società e chi ha il compito poi di fare politica, di governare, di studiare le leggi che inquadrano ogni momento della nostra attività. E l'impegno che poi Carlo ha messo fin dagli anni dell'università, poi l'ha messo sempre
nelle sue attività successive. Io ho avuto modo di incontrarlo quando si lanciò in un'impresa bellissima e folle allo stesso tempo, che era quella della, che lui condusse contro i boiardi dell'IRI. Lui era un dirigente dell'IRI e condusse questa battaglia con sprezzo del pericolo, in piena libertà e autonomia, e con tale coraggio e determinazione che poi pagò un prezzo molto alto per questa scelta che mi fece. Ma è la scelta, è l'obiettivo e la missione che lui si era dato in questo lavoro erano più importanti della sua questione, in quel momento della sua questione privata. Quindi, come vedete, c'è sempre stato questo legame molto stretto tra l'attività quotidiana di Carlo Trovi e il suo impegno sulle questioni civili e sociali. Poi, nella sua storia, anche qui privata, accade un episodio che viene raccontato nel libro, privatissimo, ma che poi, come vedrete, come leggerete, diventerà pubblico, è quello del suicidio di fratello di Carlo, Michele, cui fu reso impossibile scegliere in che modo e quando morire. E la sofferenza psicologica, oltre che fisica, dovuta alla malattia, fu tale che Michele scelse questo gesto estremo. Questa questione, che era una questione privata, diventò per Carlo una questione pubblica, che poi da quel giorno lo ha accompagnato per ogni giorno e per ogni ora della sua vita privata e pubblica. Diventò anche una lettera che Carlo scrisse al giornale, alla Repubblica, alla quale rispose il curatore della rubrica, Corrado Augias. Io vorrei leggervi solo 5 righe appunto della lettera di Carlo, e poi vorrei leggervi 5 righe proprio per introdurvi, e quasi a conferma di quello che vi dicevo, 5 righe che invece di una lettera che invece Claudia, la figlia di Carlo, cioè la nipote di Michele, scrisse dopo la morte dello zio. E scrive Claudia, per esempio, rivolta naturalmente a Michele, al suo ricordo: io ti saluto con il dispiacere che non vedrò più la tua figura esile apparire silenziosa, e con l'angoscia di chi non ha potuto salvarti o aiutarti, perché in fondo in queste tragedie si è intimamente, disperatamente, irrimediabilmente soli. Ma di questo siamo stati insieme a te vittime impotenti. E poi concludeva: come hai chiesto tu, non delegheremo la tua memoria, né ti saluteremo con lugubri corone di fiori, di cattivo gusto e di peggior odore, né con alcuno dei tetri e rituali funebri fatti per rimuovere la morte da chi infanga la vita. Di quel falso rispetto per la vita ne hai già dovuto subire sin troppo. Quindi, come vedete, anche in questa lettera, che è una lettera privata di una nipote che ricorda il fratello, c'è quello stesso filo che vi dicevo prima, no? Cioè quello stesso legare le questioni private, diciamo così, privatissime, con le questioni pubbliche. E invece, quando poi Carlo decide di rendere nota la tragedia che ha vissuto e di trasformarla in una occasione di impegno civile, lui scrive nell'aprile 2004 a Repubblica e conclude la sua lettera così: a tutti dovrebbe essere riconosciuto tra i fondamentali diritti quello a una morte dignitosa, quando la guarigione è impossibile e la sofferenza è insopportabile. In nome di cosa ci viene negato? Valori religiosi? E se io non credo, o seppur credendo decido con libero arbitrio di porre fine alla mia vita, perché deve prevalere il volere di altri? Caro Michele, mi vergogno di vivere nel paese che ti ha costretto a questo. Ammiro il tuo coraggio e so che lo hai fatto anche per alleviare la pena di chi ti voleva bene, per altruismo, per dignità e per pudore. Rendo pubblico il tuo gesto per dargli anche valore di battaglia civile. Credo ti farebbe piacere sapere che è servito a smuovere qualche coscienza. E Augias, rispondendogli, riconosce ovviamente non solo la nobiltà di questa lettera e l'amore fraterno di cui è piena, però pessimisticamente conclude e dice: non servirà a granché in un momento come l'attuale, in cui argomenti del genere non possono nemmeno essere affrontati. Non servirà sul piano pubblico, ma Michele Troilo sarebbe contento di sapere che qualcuno tra chi la leggerà ne ricaverà un'occasione di più per riflettere. Ecco,
Io credo che in queste righe poi si sia un po' riassunto un po' tutto il filo anche di questa discussione, che vede qui accanto a tavolo sia chi se ne occupa anche sul piano, come lo vogliamo definire, teorico, insomma, del professor Garrone, o chi se ne occupa come segretario dell'Associazione di Corcoscioni quotidianamente di quella sana attività anche di lobby, come la vogliamo chiamare, cioè di stimolo, no, e di confronti del potere politico che si occupi di questo, e chi come il senatore Marino ne ha fatto una delle sue ragioni di impegno politico. Perché poi, come ricorderete, pochi anni dopo l'episodio, la lettera che vi ho letto, i casi dei testamenti biologici, del testamento biologico e dell'eutanasia diventeranno un argomento di discussione politica centrale. Saranno dei giorni, dei mesi, delle settimane in cui sembrerà che in questo paese non si parli d'altro, Parlamento, fuori del Parlamento, nelle piazze, anche a ridosso di questioni di cronaca delicatissime come il caso Englaro, come il caso Welby e altri ancora. Poi, improvvisamente, che questo sarà, lo uso l'argomento come stimolo a chi poi parlerà subito dopo, poi improvvisamente quel tema da decisivo che sembrava è scomparso dall'agenda politica, no? Non se ne parla più, sarà che forse non è un tema tecnico, come vogliamo chiamarlo, non è un tema economico e quindi almeno finora non ha avuto più dignità, almeno ufficiale, di discussione politica. Forse in qualche commissione se ne parlerà, questo ce lo diranno i nostri ospiti, se sotterraneamente la discussione continua, però da quel momento via oggi questo non è ancora successo sul piano politico. Mentre io penso che sul piano invece della coscienza popolare, della diffusione di questa discussione della società civile e dell'opinione pubblica, quelli siano stati fatti molti passi avanti. Non lo dimostra solo questa sala piena, ma io vedo anche in altre occasioni, tutte le volte che si va a toccare questo tema, la partecipazione è altissima, è significativa e appunto partecipata. Ecco, io vi ho segnalato quindi, diciamo, due o tre argomenti che possono essere un po' come base della discussione, che cominciamo subito, comincerei proprio con il professor Garrone, che è un po', diciamo, anche nel ruolo di padrone di casa, anche se naturalmente farà l'intervento che vuole sul libro, e poi magari mi riserverò dopo di farvi magari qualche domanda successiva. Allora, professor Garrone.